In questa inchiesta ci sono almeno tre grandi novità e sono Via Fani e la partecipazione di uno specialista o di più specialisti legati al Secret Team, una struttura dell'intelligence americana occulta e parallela, la dinamica delle prigioni e della trattativa parallela che fu avviata per cercare di portare in salvo Aldo Moro dopo che la prima prigione di Via Massimi 91 era stata individuata da informatori della Guardia di Finanza e poi la reale dinamica della trattativa nelle ultime 48 ore e soprattutto nell'ultima notte con la ricostruzione di quello che accade in effetti quando l'intesa fra chi trattava per conto dello Stato e le Brigate Rosse era stata stretta e definita. Moro doveva essere rilasciato in un immobile del demanio in via dei Banchi Vecchi, all'incrocio con via della Chiesa Nuova, un immobile tuttora del demanio perché è utilizzato oggi dal Senato della Repubblica, e in quella notte accadde qualcosa che da un Moro prossimo alla libertà portò a Moro ucciso improvvisamente per l'intervento di una realtà esterna. Indico questa realtà esterna come una pressione internazionale che scavalca il potere dello Stato italiano e impone l'uccisione da parte di chi in quel momento detiene Aldo Moro. A Via Fani c'erano degli specialisti che agiscono con una tecnica militare che non appartiene assolutamente alle Brigate Rosse, non può appartenere perché quella tecnica era stata codificata dagli americani, attuata dagli americani in speciali gruppi operativi e questi gruppi utilizzano queste tecniche. Per di più sappiamo con certezza, perché lo racconta il servizio segreto italiano, che un aereo legato a queste strutture americane atterra a Fiumicino improvvisamente la sera del 15 marzo e riparte la mattina del 16 marzo, intorno alle 10:10 e un quarto. A bordo di quell'aereo c'erano uno o più specialisti che hanno partecipato direttamente all'operazione di Via Fani, dando quel contributo militare che le Brigate Rosse non sanno e non possono aver dispiegato. Perché? Perché se si prendono i singoli racconti dei singoli brigadisti che hanno partecipato all'operazione, uno racconta di essersi messo paura, un altro racconta che la sua arma si era inceppata, un altro ancora racconta che lui ha sparato solo due colpi, tenendo sempre conto che i brigadisti raccontano di aver sparato solo ed esclusivamente dalla sinistra del corteo delle macchine di Moro, mentre abbiamo la certezza giudiziaria, documentale e logica che gran parte dell'attacco militare fu portato dalla destra e fu portato da questi personaggi che non erano vestiti come gli altri brigatisti con delle divise dell'aviazione, con dei giubbotti legati all'aviazione civile, ma erano vestiti di cuoio, con degli abiti di cuoio e erano facilmente identificabili sia il fronte che sparava da destra sia il fronte che sparava da sinistra. Abbiamo testimonianze che il libro per la prima volta mette insieme che dimostrano che chi spara da destra utilizza tecniche, logica, che non sono proprie delle Brigate Rosse, ma appartengono a chi ha subito un addestramento militare. Le prigioni di Moro sono state diverse, io ne identifico almeno quattro e sono il Via Massimi, la Posta Vecchia sul mare a nord di Roma, il Via Gradoli, un immobile di Vescovio nel Reatino e poi successivamente lo stabilimento balneare della Guardia di Finanza. È da notare appunto che ci sono tre interventi della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza identifica e individua la prima prigione in Via Massimi. La Guardia di Finanza offre l'ospitalità
nell'ultima fase, quando la trattativa ormai è stretta o si sta concludendo, con l'immobile del suo stabilimento balneare a Fregene. E poi la Guardia di Finanza offre il luogo della restituzione, cioè questo immobile nel centro di Roma, dove in effetti, invece che la restituzione, avviene l'omicidio. Secondo le ricostruzioni della mia inchiesta, Moro spara, come già era emerso nel precedente libro Morte di un Presidente, Giustino De Buono. Oggi sappiamo dal sommarsi di alcuni elementi che sono stati individuati dalla commissione Moro, che ha concluso i lavori nel dicembre del 2017, e da altre inchieste giornalistiche, che gli elementi a suffragio di questa, a supporto di questa ipotesi sono vasti, completi, coerenti e supportati da testimonianze dirette dei protagonisti. Beh, questo penso che sia una idea ormai maturata negli anni e ormai dimostrata con i fatti, perché se nell'operazione Moro c'è la presenza di una struttura dell'intelligence americana occulta o inabissata dentro la CIA, una struttura che ha una prerogativa, quella di essere legata ai circoli oltranzisti più forti presenti nell'establishment americano, questa è la dimostrazione assoluta che Moro aveva toccato degli equilibri internazionali molto delicati, molto pericolosi, e Moro soprattutto ne aveva coscienza, perché aveva già subito delle minacce dirette nel 74, quindi era cosciente di quali erano i rischi, e nonostante tutto è andato avanti per cercare una soluzione italiana alle peculiarità italiane, cioè all'incontro fra le masse cattoliche e le masse comuniste, per cercare di risolvere, di affrontare quella che era l'anomalia italiana, paese di frontiera che ospitava tra l'altro anche il più grosso partito comunista dell'Occidente, il Vaticano. Non credo che sia giusto definirlo il mandante. Il Secret Team, esiste una bibliografia internazionale vastissima su questa struttura, esistono anche delle importanti sentenze della giustizia americana, oltre che dei rapporti del Congresso americano su questa struttura. Il Secret Team è qualcosa di molto particolare, è il primo emergere della privatizzazione dei servizi segreti, che avviene all'indomani dello scandalo Watergate, perché il Congresso americano detta delle regole così ferree, così strette per le operazioni clandestine, che una parte della CIA decide di attuarle fuori della compagnia, fuori della CIA, fuori delle strutture ufficiali dell'intelligence. E che cosa fa? Fa operazioni economiche, fa traffici, fa attività economiche clandestine basate principalmente sul petrolio, sulle armi, sull'eroina, sulla droga, per poter finanziare poi operazioni politiche che gli interessavano, a cui aveva interesse. Secondo la giustizia americana, il Secret Team ha attuato, ha realizzato, ha predisposto 10 omicidi politici. Uno di questi è quello di Aldo Moro. Il Vaticano, soprattutto Paolo VI, perché non è un monolite il Vaticano. Il Vaticano all'interno del Vaticano si sono rispecchiate le stesse grandi divisioni che avvengono nella politica italiana e nel governo italiano. Il Vaticano è una realtà complessa. Al vertice in quel momento c'era Paolo VI, amico personale di Aldo Moro, che ha fatto di tutto per cercare di offrire rifugio al suo vecchio amico, trovando moltissime resistenze e moltissime opposizioni. Diciamo che se la trattativa fallisce è anche perché dentro il Vaticano ci sono pressioni fortissime perché l'operazione di salvataggio di quella notte non possa e non debba andare a buon fine. Comunque Paolo VI si impegnò
moltissimo e rimase estremamente colpito, estremamente affranto da questa sconfitta, che si riflette nelle parole che lui scrisse subito dopo e nell'omelia che lui fece, quasi un'imprecazione, quasi un rimbrotto a Dio, perché non aveva aiutato, non aveva sostenuto questo suo tentativo di salvare Moro, durante il funerale senza corpo che lo Stato italiano celebra subito dopo il 9 di maggio. È complessa perché non esistono dei fronti compatti, ci sono realtà complesse all'interno di ogni struttura. Sappiamo che dentro i servizi segreti c'erano persone che volevano, che fecero di tutto, come il libro rivela per la prima volta, per salvare Moro. Ma c'erano anche persone che avevano aiutato il rapimento, avevano sostenuto il progetto che puntava sulla liquidazione di un uomo, per cercare di liquidare tutto un progetto politico. Liquidato Moro, il progetto dell'incontro, della solidarietà democratica fallisce e si esaurisce nel giro di un anno, ma soprattutto non sarà più pensabile o ipotizzabile di trovare delle soluzioni all'interno della politica italiana. Si affermano schemi, concetti, precetti, logiche, interessi che sono marginali se non estranei alla cultura, alla tradizionale cultura politica italiana che era incarnata da Aldo Moro e che esprimeva in Moro il meglio. Diciamo che oggi sappiamo con certezza che la versione delle Brigate Rosse è del tutto inattendibile. Ma le Brigate Rosse non hanno risposto alle osservazioni che sono state fatte e quindi abbiamo due realtà, quella delle due inchieste, morte di un presidente dell'ultima notte di Aldo Moro, e la versione statica, ferma, codificata, piena di buchi, piena di contraddizioni, piena di bugie, palesi bugie, che è stata raccontata dalle Brigate Rosse. Nessuno, diciamo, fa sì che queste due realtà vengano messe a confronto, vengano messe in rapporto e messe, come dire, sondate l'una sull'altra, ecco, sondate l'una sull'altra. E quindi finché questo non avverrà avremo due versioni che fanno riferimento a due storie apparentemente distanti anni luce l'una dall'altra. Un Moro immobile, fermo per 55 giorni in via Montalcini, ucciso nel garage, un Moro la cui prigione viene subito scoperta, e che questo fatto inaugura una trattativa incredibile, assurda, inconcepibile, irraccontabile per 40 anni, perché le Brigate Rosse non hanno nessun interesse, anche oggi, a raccontare quello che accadde in effetti durante quei 55 giorni, come non lo ha lo Stato. Allora, la Commissione ha soprattutto segretato quello che riguarda l'attività del Secret Team, anzi le prove, da quello che ho capito, da quello che mi è stato raccontato da alcuni commissari, le prove della presenza del Secret Team in via Massimi 91. Delle prove dirette, cioè prove significa testimonianze, riscontri, documenti, fatti, narrazioni dirette, fatti accertati e riscontrati documentalmente. Non stiamo parlando di fiction, non è un'ipotesi. Un'inchiesta giudiziaria è una cosa molto seria se fatta con criteri come questa di assoluta attendibilità. I riscontri fatti sono forti, diretti, frontali, sicuri e lasciano sgomenti. La Commissione si è messa paura, si è resa conto direttamente sul campo che sull'omicidio Moro grava ancora oggi una ragione di Stato che rende impossibile il racconto della verità, e quindi ha deciso di tombare, il termine non è mio, non è elegante, ma non è mio, è del Presidente della Commissione d'inchiesta Giuseppe Fioroni, di tombare per un periodo che va dai 30 ai 50 anni quei documenti che dimostrano la presenza diretta degli americani nella predisposizione e nella realizzazione dell'operazione Moro. Voglio precisare una cosa,
Il Secret Team addestrava gran parte dei gruppi terroristici in Libia. Quindi se dalla Libia fosse arrivato un'offerta di collaborazione alle Brigate Rosse per attuare l'operazione di Via Fani, questa agli occhi delle Brigate Rosse sarebbe stata assolutamente un'offerta credibile, accettabile e, come dire, raccontabile. Io avanzo anche l'ipotesi che l'uomo che spara in Via Fani, il super killer, il Tex Willer, l'uomo che spara 49 colpi su circa 100, sia Carlos lo sciacallo, il grande terrorista internazionale. Lo avanzo sulla base di alcuni elementi certi, di alcune indicazioni e di alcuni, come dire, di alcune logiche. Sappiamo con certezza che Carlos è stato addestrato dal Secret Team, così come addestrato dal Secret Team in Libia lo è stato Ali Accia, cioè l'uomo che spara a Giovanni Paolo II. Le mie fonti sono state diverse, oltre ai commissari della commissione che hanno seguito direttamente le inchieste e che mi hanno fatto delle confidenze, naturalmente, c'è una fonte diretta che è quella del professor Giuseppe De Ludis, il più grande storico dei servizi segreti. Diversi anni fa mi raccontò appunto di aver ricevuto una confidenza sul luogo ultimo di uccisione, di detenzione e di uccisione di Moro da parte del prefetto Parisi, un uomo molto importante nella storia della Repubblica, un uomo che ha garantito, diciamo, la realtà dello Stato in passaggi cruciali, in passaggi molto importanti. E questa persona, De Ludis, mi vincola al segreto, mi dice: lavoraci, tieni per te questo patrimonio informativo, lavoraci, ma non lo utilizzare finché io sono vivo, perché non voglio risponderne a nessuno. E quindi ci lavoro, poi succede che muore anche Licio Gelli e due giorni dopo sul Fatto Quotidiano leggo di una intervista fatta da Gelli a Marco Dolcetta, un giornalista investigativo molto bravo, e Gelli racconta a Dolcetta che il luogo di ultima detenzione, anzi Gelli dice luogo in cui noi abbiamo messo Moro l'ultima notte, usa proprio questa espressione, è esattamente lo stesso immobile che mi aveva detto, che mi aveva segnalato De Ludis. Quindi ho due fonti. Poi c'è una terza fonte, anzi sono tre, perché Parisi, De Ludis, Gelli, Dolcetta. Poi io incontro Licio Gelli per un'intervista che avevo chiesto e gli faccio questa domanda. Lui mi dice che di questa storia non sa nulla, però mi dice che Moro è stato tenuto poco prima in un immobile molto vicino, immobile che il libro rivela per la prima volta, ed è il famoso negozio di stoffe, o comunque un appartamento contiguo ad un negozio di stoffe, perché sui pantaloni, sulle scarpe, dentro sulle ruote della macchina della R4 di via Caetani vengono trovati dei filamenti di stoffe, e questo è un dato certo incontrovertibile. L'ultima fonte è una fonte che nel 2014 ha fatto delle rivelazioni ad un investigatore, quello che ha condotto l'indagine sul Secret Team per conto della Commissione Moro, cioè il tenente colonnello Massimo Giraudo, uno dei migliori investigatori d'Italia. E questa fonte, in punto di morte, faccio notare questo elemento perché non penso che una persona in punto di morte abbia l'interesse e la voglia di raccontare bugie, soprattutto perché è la fonte che chiama l'investigatore per dirgli che voleva dirgli delle cose, da quello che ho capito. Quindi questa fonte autorevolissima, che ha lavorato per l'intelligence americana e per l'intelligence israeliana e che è stata reclutata da un personaggio dello spessore di Raymond Aron, beh, questa fonte racconta esattamente la stessa cosa, cioè che Moro è stato tenuto l'ultima notte in quell'immobile, quell'immobile del centro di Roma, e che prima è stato tenuto nello stesso immobile
che ho individuato, che emerge da questa inchiesta, è che è un immobile o di Piazza Paganica o di Via dei Falegnami. Quindi gli elementi sono convergenti, di fonti diverse e soprattutto che ignote l'una all'altra, cioè Parisi non sapeva di Gelli, Gelli non sapeva di questa fonte che è stata definita dall'ufficiale che ha raccolto la testimonianza in punto di morte, fonte contessa, quasi ad indicare questa, come dire, importanza particolare, anche culturale, da quello che ho capito. Cioè una persona molto autorevole, una persona molto importante, morta nel 2014. Questa persona in punto di morte conferma quello che le altre tre fonti hanno detto. Quindi abbiamo quattro fonti che in punti diversi, momenti diversi, dicono la stessa cosa. Penso che nessun libro possa allineare quattro fonti autorevoli, dirette, frontali, che raccontano anche pubblicamente, come nel caso di Gelli, questo fatto a supporto di una verità che cerca poi di raccontare in un'inchiesta. Il metodo è una cosa un po' particolare che mi sono ritagliato io negli anni, lavorando molto con l'archivio e cercando di capire come mettere insieme gli elementi. E tantissimi anni fa lessi su un giornale, penso proprio Panorama, di un giornalista americano che lavorava con questo sistema, cioè lui allineava tutto quello che era disponibile su un singolo argomento, lo suddivideva e lo ricomponeva per elementi logici. Questi elementi logici naturalmente trovavano una collocazione diversa perché andavano a inserirsi ognuno nel punto giusto e costruivano una trama di riferimento solida e forte. Ho ampliato questo schema, l'ho reso più personale, ho cercato di utilizzare metodi di analisi diversi, deduttivo, induttivo, abduttivo, insomma ho mischiato tutti gli elementi, ho cercato di utilizzare tutte le armi che può utilizzare un giornalista, quindi io utilizzo tutto quello che serve a raccontare la storia, che non è fiction, ma che cerca sempre di costruire la trama della narrazione con il maggior numero di elementi possibili, e allineandoli, sostenendoli l'uno con l'altro e incastrandoli gli uni con gli altri. Questo fa sì che questi libri siano pieni di notizie evidenti, ma perse, molte volte perse nella storia, sommerse, spinte ai margini, dimenticati, perché si è affermata la fiction, si è affermata la narrazione che interessa sostenere e si sono dimenticati gli elementi concreti. Io cerco di recuperare gli elementi concreti. Morte di un presidente è molto basato sugli elementi concreti, le foto, le perizie, i documenti, le testimonianze, la narrazione del corpo di Moro, cosa racconta quel corpo. Questo è un modo per ancorare la storia, gli elementi alla storia e la storia alla concretezza della vita. Ecco, questo è il tentativo di questi libri, quello di recuperare le evidenze che per esigenze politiche si sono volutamente dimenticate. Non è una promessa, è qualcosa che aleggia proprio durante 55 giorni. Io per la prima volta ho trovato il termine Seconda Repubblica proprio durante la ricostruzione dei 55 giorni, come se chi stesse vivendo quel periodo, quel momento, avesse già coscienza politica di cosa potesse significare un esito o l'altro. Se ne parla durante la trattativa fra DC e PSI, durante gli incontri del 2 maggio, soprattutto durante quella notte drammatica, quando l'intesa è possibile ma la DC fa resistenza frontale e diretta perché teme che il PSI ne possa approfittare politicamente. Poi se ne parla a ridosso proprio del 9 di maggio e se ne parla molto dopo, come strascico, come coscienza di quello che è accaduto. Durante quella notte accadono molte cose. Sappiamo che Piccoli fu l'autore di un messaggio per Craxi
che indicava che c'era stato un no all'intesa da parte di Giulio Andreotti. Questo elemento è nuovo, è forte, è concreto. E quindi sappiamo che quella notte probabilmente il governo, il massimo esponente del governo italiano dell'epoca, cioè il Presidente del Consiglio, dovette cedere a pressioni più forti del potere che aveva in mano. Infatti c'è una frase di Andreotti che a me ha colpito molto, perché dice: ma noi non abbiamo potuto salvare Moro, come se questo fosse nelle possibilità, ma non fosse realizzabile perché c'è stato un intervento esterno che ha impedito direttamente che accadesse, che si arrivasse alla salvezza. D'altra parte, il racconto che esce fuori da questa inchiesta dalla precedente combacia quasi per intero con il racconto politico generale che fa l'inviato americano chiamato dagli italiani il 3 di aprile a venire in Italia per cercare di districare un problema che gli italiani si erano resi conto ben benino che dietro l'arrabbiamento Moro c'erano gli americani, ma non sapevano cosa fare, e quindi chiamano un americano a gestire la matassa per trovare la possibilità di salvare Moro senza rivelare per intero, senza dispiegare la verità per intero, ma non ci riescono. E Steve dice che a un certo momento, vista la situazione che s'era, Steve Pitznick, l'inviato che era stato chiamato, dice chiaramente: a un certo momento io avevo solo un'equazione, salvare il sistema politico italiano, salvare la DC comportava però la morte di Moro, perché Moro sapeva troppe cose, avrebbe potuto raccontare quello che era in effetti accaduto, poteva diventare un elemento ingovernabile nel sistema politico italiano, visto quello che aveva vissuto, e soprattutto poteva rovesciare il banco della storia del suo rapimento, rovesciare tutta la storia. Quindi Moro deve morire, Moro muore, perché questa è la soluzione che permette il salvataggio del sistema politico italiano e permette anche a DC e PC di uscire fuori da questa situazione. Faccio notare una cosa: nel settembre del 1978 si sa tutto, cioè si sa moltissimo di quello che questo libro oggi cerca di rimettere insieme, solo che fu firmato una sorta di patto del silenzio fra le varie forze politiche, e questo patto del silenzio è durato almeno fino al 1992, quando crolla effettivamente la prima Repubblica. Però la Prima Repubblica è finita il 9 maggio 1978, poi è solo sopravvissuta per interessi economici, per abbrivio, cioè per quella forza che ancora aveva di dispiegare un progetto di governo, ma non più un progetto che costruisse il futuro. Infatti muore per consunzione, muore per tangenti, muore per mancanza di progettualità, forse muore anche perché è morta l'anima di questa Repubblica il 9 maggio 1978. Maria Fida Moro mi ha raccontato che Moro avrebbe potuto salvarsi senza problemi, ma lui non vuole travolgere la DC, non vuole rivelare quello che ha capito. L'analisi delle lettere, che in questo libro è fatta per la prima volta, dimostra che Moro si era ben reso conto di chi c'era dietro il suo rapimento, di quali erano le forze che si erano mosse. Teniamo conto di un elemento certo: Moro conosceva Via Massimi, c'era andato più volte per incontrare un cardinale di destra che in quell'immobile abitava, il cardinale Vagnozzi, e soprattutto perché c'era un suo allievo a cui lui teneva molto ed era andato a cena in quell'immobile. Moro riconosce quell'immobile, capisce che quello è un immobile dello IOR, capisce che ci sono realtà particolari che si sono mosse, situazioni. Poi vede anche il trasferimento improvviso dopo 3 giorni, quella doveva essere una prigione che doveva durare 6 mesi. Moro capisce che è stato trasferito, è stato spostato in emergenza, capisce quello che accade. Da quel momento è Moro che tratta per le Brigate Rosse, per salvare le Brigate Rosse e se stesso in qualche misura dalla situazione che si è determinata con la scoperta della prigione e l'emergere della presenza americana. Le lettere
lo dimostrano, Moro lo racconta, non è un segreto, non è un segreto. Ecco, questo è l'incrocio fra Via del Corallo, Via del Governo Vecchio e Via della Chiesa Nuova. In questo immobile, che è del Demanio, era del Demanio, era del Demanio anche nel 1978, avviene l'omicidio Moro, perché Moro viene portato in questo garage, in questo immobile, in questo spazio, per essere riconsegnato. È dentro la Renault, è seduto dietro il guidatore, e in questo immobile avviene la prima parte dell'omicidio, quando chi lo ha in consegna si rende conto che nessuno vuole prendere in carico un Moro libero, nessuno vuole prendere in consegna il prigioniero, così come era stato concordato durante la trattativa politica che aveva preceduto il 9 maggio, la notte fra l'8 e il 9 maggio. Questo immobile nel 78 era appunto della Guardia di Finanza, come la Guardia di Finanza scopre la prima prigione in via Massimi 91 e come sempre la Guardia di Finanza offre una delle ultime luoghi di riparo, un luogo di stazionamento in attesa che si perfezionino le intese, nello stabilimento balneare di Fregene, che era proprio in uso la Guardia di Finanza. Questo immobile oggi, ancora oggi, è del Demanio ed è un immobile in uso al Senato della Repubblica. Dentro queste entrate che voi vedete, che sono oggi chiuse da degli specchi riflettenti, entra la Renault e la Renault rimane in questo ambito per circa un'ora, fino a quando chi lo ha in carico si rende conto che la riconsegna è impossibile e che il rischio di essere arrestati è altissimo, e capisce anche che se la controparte non rispetta i patti presi e stretti, il messaggio di fondo è che chi lo ha lo deve uccidere per salvarsi. Questo accade in questo immobile, e questo immobile è il frutto appunto dell'inchiesta fatta dal tenente colonnello Massimo Giraudo, che io racconto nel libro L'ultima notte di Aldo Moro e ancora prima nel libro Morte di un presidente. Il cuore centrale della mia ricerca è la morte, perché è la morte che ha sancito il segreto su questa vicenda. In questo libro, in quest'ultimo libro, faccio un passo decisivo in avanti rispetto al precedente, perché alcune incongruenze, alcuni elementi che non quadravano ancora, ora sono andati al loro posto e trovano una spiegazione forte, cogente, coerente e soprattutto che combacia con i dati tecnici che sono stati raccolti nel maggio del 1978 direttamente dalla polizia scientifica. Alcuni di questi elementi sono stati negati via via negli anni, ma sono stati negati anche dall'ultima commissione Moro. Io li rimetto in fila, racconto che Moro è stato ucciso in due luoghi diversi, in due momenti distinti, prima istintivamente, quando ci si rende conto che nessuno vuole riprendersi un Moro libero e chi lo ha in mano è costretto ad ucciderlo, poi quando si arriva nell'altra prigione, nell'altro luogo di stazionamento, nel ghetto di Roma, ci si rende conto che Moro è ancora vivo e si decide di concludere l'omicidio. Su questo omicidio si fonda un'intera era. La ricostruzione della morte adesso ha scandagliato proprio quei particolari che erano rimasti sospesi, che apparivano delle incongruenze o addirittura dei misteri, li ha rimessi al loro posto. Quello che ho notato è che c'è stata una volontà di non indagare sulla morte, una volontà politica precisa, diretta da parte della Commissione Moro, che ha accuratamente evitato di scandagliare l'episodio più importante, cioè l'uccisione, perché l'uccisione avrebbe dimostrato che Moro, una giusta
analisi dell'uccisione avrebbe dimostrato che Moro è stato assassinato nel momento in cui stava per essere riconsegnato, e questo avrebbe cambiato il senso di tutta la vicenda. Ci sono elementi certi che mi spingono a dire che la Commissione non ha voluto indagare, ha utilizzato male le due perizie frutto di morte di un presidente, anzi le ha ridicolizzate in alcuni passaggi, perché non ha tenuto conto di tutto quello che quelle perizie dicevano. E quindi questa inchiesta ora risponde a questo silenzio, raccontando effettivamente come Moro è stato ucciso, dove è stato ucciso e da chi è stato ucciso. Questo era compito che la Commissione doveva affrontare, ma non ha voluto affrontare. È una responsabilità diretta, soprattutto perché ha segretato i documenti che dimostrano che dietro questa vicenda ci sono gli americani, le strutture dell'intelligence americana. Per me questa vicenda, questa ricerca si chiude qui. È stata una ricerca lunga, durata più di un decennio, più di qualche decennio, e mi ha lasciato grande amarezza, ma anche grande consapevolezza di quello che è l'Italia. Ho incontrato situazioni particolari, persone particolari, verità molto molto particolari, e quindi questa è stata per me una grande esperienza di vita, forse la più grande che mi è stata offerta. Mi ha colpito molto una frase, e con questa chiudo: non saremo davvero padroni del nostro paese finché non riusciremo a capire per intero le ragioni della morte di Aldo Moro. Questa frase è del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha pronunciata il 9 luglio 1999. Questa esigenza è alla base di questi due libri e del mio impegno su questa storia così particolare della nostra Repubblica.